Per chi in questi giorni fosse andato a Milano alla Ligner Forchac a vedere Romeo e Giulietta, Ama e cambia il mondo, ha trovato una novità, una new entry, anche se in realtà Manuel Bianco ha già interpretato Mercuzio in altre date in precedenza, ma a Milano l'abbiamo trovato più stabilmente. Ciao Manuel, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Silvia. Come Sì, dicevo, tu l'avevi già fatto. avevo fatto Mercuzio in una data a Milano, sempre a Milano appunto l'anno scorso, e avevo avuto la possibilità di fare un paio di volte Tebaldo a Roma, però sì, mai in maniera così continuativa, ho fatto una settimana intera e è stata una bellissima, bellissima esperienza, anche perché mi ha dato la possibilità di scoprire molte facce, molte sfumature del personaggio che chiaramente potendo fare, come è successo altre volte, sostituzioni di 1 o 2 giorni, non avevo avuto la possibilità di scoprire. Infatti, perché di solito appunto sappiamo che il personaggio è interpretato da Luca Giacomelli Ferrarini, che purtroppo per motivi personali non ha potuto essere in scena in questo periodo e quindi Manuel è salito sul palco al suo posto. Le differenze secondo te, anche se in realtà dovremmo dirlo noi pubblico, tra il tuo Mercuzio e il suo? Sempre riguardo la drammaturgia, perché sappiamo che il personaggio scritto è quello, però credo che ognuno ci metta del suo. Chiaro, chiaro, ovvio, ognuno si basa sulla propria personalità, sulla propria fisicità e credo anche sulle proprie esperienze. Io sono andato a Milano martedì, ho lavorato tutta la giornata con Giuliano Peparini, che mi ha dato alcune chiavi di lettura proprio diverse rispetto a quelle di Luca, proprio perché io sono Manuel, Luca è Luca, E quindi ognuno certo. mettendo del proprio per forza prende strade diverse. E io ho cercato personalmente di dargli una sfaccettatura un pochettino più introspettiva, un po' più, visto anche il trucco, sono andato sulla parte un po' più ombra, Più un po' più dark, dark, diciamo vero. così, esatto. Ci ho messo i riferimenti alla sessualità, però con una sorta di angoscia per non arrivare ad avere delle risposte alle domande che Mercuzio si fa. Quindi ho preso quella strada lì. Perché la mia fisicità, la mia vocalità anche, perché io e Luca abbiamo, nonostante facciamo appunto le stesse canzoni, abbiamo due voci diverse, la mia è leggermente più scura, quindi si poteva adattare anche di più a questo tipo di strada. E poi, in secondo luogo, come ho detto anche nell'open day a una ragazza che mi ha fatto questo tipo di domanda, perché mi sembra giustissimo che ognuno si crei il proprio personaggio, perché Bravo. se cominciamo a copiarci io o le altre cover, le altre persone di secondo cast, non va bene. Primo perché non sei più te stesso sul palco, ma cerchi di imitare qualcun altro. E poi perché per quanto uno possa essere bravo, non sarai, io non sarò mai Luca, non sarò mai Gianluca. E quindi in questo caso Mercuzio, se più avanti ricapiterà Tebaldo, darò la mia interpretazione di Tebaldo, sempre col benestare e l'aiuto in questo caso del regista. Non è che Certo. vado ovviamente a fare quello che pare a me. Giuliano, da questo punto di vista, ci tengo a ringraziarlo, mi ha veramente aiutato tantissimo in questa settimana, mi ha sempre consigliato, mi ha sempre corretto. E quindi anche questo mi ha permesso poi di riuscire a trovare la mia strada per Mercuzio. Visto che c'è una grande curiosità su voi, tra virgolette, nuovi del cast, io ti conosco benissimo, quindi per me è una domanda ridondante, però ricordami un attimo che cosa hai fatto e da dove vieni, perché tu fai parte della compagnia Aspettando Broadway. Esatto. Principalmente vengo dalla musica leggera, diciamo così, ho cominciato appunto con quella e poi mi sono avvicinato al musical 5 anni fa ormai, perché sono abbastanza fresco di questo mondo, dopo l'incontro con Robert Steiner è stato amore a prima vista e due spettacoli in particolare mi hanno cambiato la vita, che sono stati The Phantom of the Opera e Les Misérables. Dici E poco. da lì è stato proprio l'illuminazione. Ho detto no, io voglio prendere questa strada e mi ci sono trovato proprio, ho trovato l'abito fatto su misura per me, perché la musica leggera non mi permetteva di esprimermi in modo così completo,
rispetto a come riesco a fare nel musical o opera popolare, che dir si voglia, insomma. Certo, è bello questo tuo parere perché appunto ci sono altri del cast come Davide Verlini che so che lui ama invece piuttosto la musica pura, mentre altri come te amano il musical, quindi è proprio questione di carattere, di differenza di artisticità. Quello, sì, assolutamente. Personalmente anch'io amo, io amo molto il rock, sono cresciuto con quello, grazie anche a mio padre che me l'ha fatto scoprire. La prima che mi ha fatto scoprire la musica in generale è stata mia madre, con la musica italiana. Poi intorno all'adolescenza ho cominciato ad ascoltare rock, cosa che ascolto tuttora, però la musica leggera non arriva. Manca il centesimo per fare l'euro, e invece col musical riesco a trovare anche quell'ultimo centesimo e a sentirmi pieno quando sto su un palcoscenico, canto e recito. Ricordiamo per le fan che ti conoscono, magari ti incontrano per la prima volta e vogliono scoprirti da questa intervista, che cos'è Aspettando Broadway? Aspettando Broadway è una compagnia che è nata appunto nel 2010 dopo l'incontro con Robert Steiner, cerca, ha due obiettivi. Uno è quello in realtà l'obiettivo è uno, scusami, però ha due strade per arrivare a questo obiettivo. È quello di cercare di formare le persone a questo lavoro, perché vorrei ricordare che questo è un lavoro. È Chiaro. anche molto faticoso perché tu non, ovviamente, con l'audio non puoi vedere, ma io sono tornato a casa pieno di lividi, Oh mamma. perché nelle scene come il duello non è che si fa finta di prendersi o di menarsi, proprio ci si mena, detta la romana. Quindi sono tornato a casa con parecchi lividi, e per questo voglio dire che fare quello che facciamo è proprio un lavoro. Quindi cerchiamo di preparare le persone a questo. E abbiamo due modi: uno che è la formazione, quindi facciamo degli incontri proprio di stage formativi, e un'altra via è quella di portarli sul palcoscenico, perché il palco è, secondo me, la metà della preparazione. Uno può studiare in un'aula di danza o in una sala finché vuole, ma la vera formazione completa la dà il palcoscenico, Chiaro. la dà la tensione di avere un pubblico davanti, che sia di 10 persone che sia di 3.000. Però si impara appunto a gestire la tensione di un pubblico, si impara a gestire gli imprevisti, che sul palco sono 200, può succedere sempre qualsiasi cosa. Ti faccio un piccolo esempio: nella matinée di mercoledì mattina di Romeo e Giulietta, durante la follia del duello, io ho perso il pugnale, non so come, esatto. Quindi quando sono andato per pugnalare Tebaldo mi sono accorto che non avevo più il pugnale, perché probabilmente nell'azione concitata era saltato via. E quelli sono imprevisti che possono succedere sul E palcoscenico. come hai Io lì per fatto? lì, in 2 secondi, cosa ho pensato? Faccio per darci un pugno. E così è stato. Infatti Romeo poi mi ha fermato comunque, ho preso la coltellata e la scena è andata avanti comunque. Mamma mia, che Però per bravo. dire che Certo. imprevisti di questo tipo in qualsiasi spettacolo possono succedere, e un artista deve essere in grado in mezzo secondo di trovare alternative e soprattutto di far sì che il pubblico non si accorga che è successo qualcosa che non doveva succedere. E quindi con la compagnia Aspettando Broadway cerchiamo proprio di formare le persone in questo senso, sia sul palcoscenico sia per quanto riguarda la parte, fra virgolette, teorica, quindi l'interpretazione, la concezione, quindi cercare di capire il testo cosa dice, come dobbiamo affrontare una determinata canzone in quanto canzone come note e in quanto canzone come testo. Stiamo portando avanti questo progetto da 5 anni che stiamo cercando appunto di esportare anche fuori da Bologna, quindi con la Calabria abbiamo per ora altre tappe in bacino di carenaggio, diciamo così. Ecco, io non voglio dilungarmi tanto perché comunque io seguo Aspettando Broadway da tanto tempo, quindi per le ragazze e ragazzi che volessero maggiori informazioni, sul mio blog troverete tutto quello che vi può interessare. Però per tornare a questi ruoli duplici di Mercuzio, di Tebaldo, di Giulietta Romeo, adesso ti trovi, a parte le polemiche tra le fan di uno e le fan dell'altro, ma tu ti trovi ad avere delle fan nuove che non avevi. Come gestisci questa situazione? Guarda, ti dico, al di là delle polemiche che mi toccano relativamente, nel senso che io comunque sono un professionista, vado e faccio il mio lavoro, quindi Bravo.
per certi versi capisco anche il punto di vista della gente, ma perché probabilmente alcune persone non sono abituate a ragionare con una mentalità teatrale, quindi io provo a mettermi nei panni di una persona che ha un idolo, ma che ragiona in quanto, come, in quanto idolo, non in quanto mondo del teatro, e quindi cerco di non prestarci troppa attenzione. Per quanto riguarda le fans nuove, mi ha fatto molto piacere, primo perché sono arrivati da ambo i sessi, e questo mi fa molto molto piacere. E poi perché molte molte persone mi hanno scritto, ma mi hanno scritto in maniera molto intelligente, mi hanno scritto in maniera molto oculata sulla performance che io avevo fatto, quindi non semplicemente il bravo mi sei piaciuto, ma Ecco. che cosa avevo suscitato in loro, la mia interpretazione, alcuni l'hanno proprio anche capita molto, molto nel profondo, e questo mi ha fatto molto piacere. Primo perché quando arrivi alle persone, questo ovviamente fa piacere, ma quando ci arrivi in maniera molto chiara, allora significa che probabilmente hai fatto bene il tuo lavoro. Vuoi dire qualcosa, visto che abbiamo parlato delle fan, a questo nuovo mondo che ti sta circondando? Ma io volevo ringraziare tutti quanti, spero appunto di rivederci ancora sul palco di Romeo e Giulietta, oppure con gli spettacoli di Aspettando Brodio o qualsiasi altro spettacolo che farò in futuro. Ci tenevo, a proposito di Romeo e Giulietta, a ringraziare tutti i miei compagni del cast, perché mi sono stati assolutamente molto molto vicini in questi giorni, e tutta la produzione, perché comunque c'è sempre un ambiente molto familiare, anche dietro le quinte, tutto quello che la gente non può vedere, comunque è un ambiente molto unito e appunto molto molto familiare, quindi volevo ringraziare tutti per il supporto anche morale che mi hanno dato in questi giorni. Questo è bello perché pensando a una mega produzione come questa ed altre di David Zard, sentire parlare di questa unione, di questo clima familiare fa piacere, insomma, non è solo grande produzione, ma è anche affetto e rapporti umani, quindi evviva. Assolutamente sì, se no ci farebbe molta fatica lavorare tutti i giorni così a stretto contatto. Io mi unisco ai tuoi ringraziamenti anche alla produzione per aver dato all'Italia uno spettacolo che sta avendo un successo simile e questo fa bene allo spettacolo e al teatro in generale, al di là proprio delle polemiche di cui abbiamo detto. Andare a teatro, portare i giovani a teatro, avvicinare a un testo come questo, che comunque sappiamo che si basa sul testo scritto, anche la sceneggiatura e la drammaturgia proprio riprende Shakespeare. Quindi Esatto. evviva, evviva la produzione, evviva Romeo e Giulietta, evviva Manuel Bianco e tutti gli artisti che si alternano sul palco di Ama e cambia il mondo. Grazie Manuel. Grazie a te Silvia, e rinnovo l'invito a tutti quanti di andare a teatro. A vedere qualsiasi cosa mandate, andate a teatro. Grazie mille, ciao. A te, ciao.